Il pilota di MotoGP è finito nel mirino dello storico programma TV di Canale 5. Tra le vittime del quarto ed ultimo appuntamento di Scherzi a parte 2018, in onda ieri sera su Canale 5, c'era anche Andrea Iannone, pilota della MotoGP ed ex fidanzato della showgirl argentina Belén Rodríguez. Scherzo perfettamente riuscito, almeno stando alla reazione della vittima. Naturalmente lo show è stato presentato da Paolo Bonolis. Lo scherzo fatto al pilota Andrea Iannone. Lo scherzo al centauro Andrea Iannone, ex fidanzato di Belén Rodríguez, lo ha visto protagonista con la sua costosa auto che costa 400.000 euro. Il team di Scherzi a parte ha organizzato un finto furto del veicolo del pilota e ne è seguita anche una strana ed assurda richiesta di riscatto. L'automobile però si troverà al centro del lago di Como e il pilota di MotoGP sarà costretto a raggiungerla. In tutto questo si è posto un grande problema. Andrea Iannone ha paura dell'acqua perché non sa nuotare. Ovviamente lo sportivo è andato su tutte le furie minacciando di denunciare tutti. Lo scherzo è finito quando ormai il pilota sta per tirare in ballo la polizia.In studio, incontrando Paolo Bonolis, l'ex della Rodríguez, ha anche confessato che gli dà fastidio chi gli tocca i capelli e il volto. Mentre incalzato dal conduttore romano, il centauro ha affermato che nelle parti intime apprezza molto.